Bella Vapers, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Allora, oggi parliamo di qualcosa di molto interessante, almeno per quanto mi riguarda da quando ho iniziato a svapare e parliamo di uh, all'incirca 6 anni, uh, non ho mai visto. Allora, parliamo della Shock, Shock della Ares Vape Mod, Box BF ma con qualcosa di interessante. Interessante perché uh, questo... Uh, gruppo diciamo di ragazzi. Ha creato questa box BF in resina, un prodotto stampato in 3D, però, ragazzi, niente di diciamo di quello che magari uh, uno può pensare. Magari uno pensa al 3D, pensa a qualcosa di abbastanza uh, fatto a caso per non dire altro. Uh, invece è una, un bel materiale, è una resina molto molto solida il tasto di attivazione è qualcosa di particolare ma lo andiamo a vedere dopo box molto 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 piccola e leggerissima forse una delle più piccole leggere che uh, attualmente offre il mercato delle box BF uh, come detto prima tasto polso verso il basso quindi praticamente sembra quasi di usare un tubo meccanico ma a differenza che abbiamo il foro di squonk quindi comodità veramente assurda. Facciamo una prova e poi la andiamo a vedere da vicino. Interessante. A dopo ragazzi, cari Vapers, siamo ritornati. Questa qui è la Shock by Ares Vape Mod. Allora iniziamo con togliere l'atomizzatore. Questo, qui, per chi lo vuole sapere, è un bel Atom che è molto sconosciuto della Fumitech. Un Atom che magari farò un'altra recensione perché merita, merita davvero. Allora, eccola qui. Verrà venduta in questa bellissima pochette, una confezione, diciamo, stile occhiali da sole, con la scritta Shock by Ares Vape Mod. All'interno della, della pochette troviamo un uh, foglietto di istruzioni con uh, diciamo, la novità del BF stile tubo meccanico col tasto verso sotto, col tasto Fire verso sotto, e dietro troviamo il gruppo Facebook, facebook.com, Ares Vape Mod. È il profilo Instagram, Instagram.com Ares Vape Mod. Questo è il seriale della box, il numero 103, ed è praticamente un prodotto che viene praticamente. Scusate, se lo ripeto 12.000 volte, il praticamente ma è così, viene venduto da Tecnosvapo, un sito, ragazzi, che vi consiglio perché è un ottimo, un ottimo sito, hanno ottima roba sono persone molto pro professionali e, e niente quindi una lode a loro baschetta che possiamo trovare sulle famosissime galattica e vi faccio vedere l'apertura della box è stato creato praticamente questo tastino dove noi lo andiamo a diciamo pigiare e apriamo lo sportellino Troviamo qui un bel magnete, bello grande, e un'incisione by Ares Vape Mod. Questo qui all'interno, naturalmente, io lo stavo già utilizzando e gli ho montato anche comunque una super soft, le ultime, diciamo, Luccos. Vi faccio vedere che la boccettina che vi daranno insieme è comunque una classica diciamo super soft ma a dirla tutta avrei preferito comunque una boccetta un po' più di pregio ma poi vi dirò il prezzo della box e tutto sommato è già un'ottima combo togliamo la batteria E vi faccio vedere togliendo anche la boccetta l'interno della box. La lamella di attivazione è fatta in argento, cioè placcata in argento con contatto negativo in argento. Il pin, invece, in sembra rame pin con la rondella in rame e niente ragazzi, incisione anche all'interno con il nome della box shock e il numero seriale. Ogni dettaglio di questa box, ragazzi, vi garantisco che non è lasciata al caso, è tutto fatto al minimo dettaglio magari uno si può un po' spaventare sul diciamo il tasto di apertura sportello oppure il tasto fire, ma vi posso garantire che questa resina utilizzata per questa box è molto molto resistente, cioè fatti vari test, vi posso garantire che risulta davvero resistentissimo. Con l'utilizzo il tasto non ha nessun problema, infatti è stato comunque eh, creato un po' più duro e un po' più spesso, anche per una questione di, come posso dire, una questione anche di qualità e di longevità nel tempo. Allora, il magnete che vedete qui sul sito Tecnosvapo naturalmente ci sono i ricambi ci sono gli altri magneti e c'è anche la lamella in argento infatti io l'ho acquistata a parte una seconda lamella in argento il prezzo alla fine era abbastanza comodo e, e l'ho acquistata eccola qui Allora, ragazzi, che dire, veramente un bel, un bel progetto. Complimenti a questi ragazzi che hanno creato questa box è una nuvola leggerissima, davvero davvero leggera. Quasi diciamo, sentirete solo il peso dell'atom e, e della batteria. cioè Parliamo di un peso piuma di box. Altra cosa che vi voglio dire del tasto: infatti, potete notare che il tasto è millimetrico. Magari per qualcuno potrà sembrare un po' particolare impugnarla perché deve trovare la giusta impugnatura per poterla utilizzare, ma io la uso stile tubo, quindi naturalmente premo il tasto o con questo o con questo dito e mi trovo abbastanza bene, non ho nessun problema. Uh, poi comunque è una cosa soggettiva perché magari uno lo può trovare troppo duro ma è stato fatto così o, o almeno credo per una questione anche di diciamo attivazioni accidentali infatti in questo caso anche se noi magari l'appoggiamo su un piano grazie a questo diciamo a questa sorta di scalino che è stato creato qui non andiamo ad attivare il tasto rimontiamo il tutto io naturalmente consiglio queste boccette perché sono veramente fantastiche infatti in tutte le mie bf uso solo queste eh, boccettine in silicone batterie eh, naturalmente vabbè non è il massimo come wrap ma l'ho messa giusto per test non la uso tutti i giorni uh, è consigliato naturalmente mettere batterie che hanno la wrap molto integra perché le misure sono millimetriche, se magari abbiamo qualche pezzo di wrap che è sopraelevato, cioè è andato un po' via, la batteria farà fatica ad entrare. Però vi posso garantire che anche con questa batteria che non è il massimo per quanto riguarda la wrappatura, entra perfettamente. Il pin è con regolazione, non è autoregolabile. Ma una volta che magari mettiamo sopra il nostro Atom di default, la lasciamo così. Vi posso far vedere che è precisissima: lo squonk è perfetto. All'interno come resistenza ho fatto comunque una 0.16-0.17 bar, per una questione, diciamo, non sono in piena sicurezza, ma non sto neanche molto basso, è una via di mezzo. Naturalmente ogni, ogni Vapers sa quel che fa. Io eh, non vi dico di fare questa resistenza su questa box perché eh, è una resistenza comunque abbastanza bassa. Però, se usate le giuste accortezze non c'è nessunissimo problema. Naturalmente, alcuni mi diranno: vabbè, tu sei un pazzo ad usare resistenze così basse in meccanico, ma ripeto, eh, ognuno poi fa un po' quel che crede allora bando alle ciance andiamo avanti facciamo l'ultimo test di svapo e poi tiriamo le conclusioni su questa bellissima shock by ares vape mod allora ragazzi eh, considerazioni finali su questa shock mi è piaciuto molto il progetto io non conosco diciamo i ragazzi che hanno progettato questa box l'ho acquistata un po' ad occhi chiusi anche perché mi interessava la questione tasto ehm, sono rimasto abbastanza contento la box per quanto magari all'inizio appena scartata può sembrare abbastanza giocattolosa per quanto riguarda peso e dimensioni vi posso garantire che poi inserita la batteria boccetta e atom ha un peso veramente giusto per una box BF con lamella e per la massima praticità il peso è ideale. Il tasto mi ha sorpreso, è veramente bello e ben fatto, bella la linea, bello, diciamo, la box è molto sobria, non c'è niente di pacchiano, virgolette. E io lo, la impugno come se fosse un tubo, quindi l'attivo la con questo tasto. Magari alcuni si trovano anche in questo modo qui, la usano in questo modo, facendo magari pressione con il pollice. Ma siccome questa resina è ruvida, ma allo stesso tempo mh, abbastanza diciamo compatta, non scivola. Quindi se noi la impugniamo, rimane ben salda in mano. Facciamo una prova. Allora, che dire? La qualità nell'erogazione di questa box è davvero alta, parliamo della stessa erogazione di un tubo, uh, un po' diciamo come le BF di, ultimo, di ultima generazione. Interessante il sistema dello sportellino con questo tasto. Che fa aprire lo sportello. Uh, mi è piaciuto che, comunque, per via delle dimensioni è stato usato un 24 mm massimo perché, infatti, l'atome è un 24 e ci sta praticamente a pennello, non sporge di una virgola. È stata usata la minima uh, attenzione sui particolari di questa box. Ehm, voti negativi voti negativi magari all'inizio non li ho trovati non li ho trovati il tasto mi piace magari si poteva rendere leggermente ma proprio leggermente più morbido però io penso che hanno voluto un tasto così per una questione anche di autofire per, per fare in modo che in borsa o qualche o anche quando lo appoggiamo non si attivi accidentalmente quindi non è un, una parte negativa non ho trovato niente che non mi piace di questa box L lo sportellino per quanto riguarda diciamo la resina eh, la resina pian piano inizia a prendere forma più la utilizziamo e più magari la resina inizia a cedere nel senso che se magari noi vediamo che lo sportellino da una parte è leggermente più alzato, ma parliamo veramente di millimetri, a furia di utilizzarla, la resina inizia ad amalgamarsi anche con il corpo della box. Uh, lo squonk è comodissimo. Adesso diciamo parliamo delle parti positive, perché di negative in questa box non c'è niente. Uh, allora, la primissima cosa positiva che mi viene in mente è. Uh, Diciamo il progetto. Complimenti per aver creato una box BF che sembra un tubo. Infatti, il fatto di avere il tasto sulle BF qui non tanto mi andava a genio. Perché comunque, una BF deve essere qualcosa che deve essere soprattutto quando parliamo di una BF a lamella. Deve essere soprattutto eh, più vicino possibile a un tubo meccanico. Quindi <coughs> è stato. È stato progettato bene questo tasto qui, veramente comodo. Mi piace come sono state adottate le misure. Infatti, la batteria non va né tanto a pressione che poi per toglierla dobbiamo veramente smadonnare. E non è stata lasciata neanche molto larga. Quindi è precisissima. Peccato per la boccetta, avrei preferito qualcosa di un po' più. Comodo, tipo le silicone, e le siliconiche <ride> diciamo così e per il resto ragazzi ottima parliamo del prezzo, allora il prezzo su tecnosvapo.it è di 130 euro se non erro più spedizioni in caso uh, si aggiungono le spedizioni ma credo che superati 130 euro le spedizioni siano gratis Uh, su quel, sul sito Tecnosvap trovate il magnete di ricambio, trovate la lamella di ricambio e poi per qualsiasi problema potete contattarli perché sono persone veramente doc. Ultima svapatina e poi ci salutiamo ragazzi. Non vi voglio dilungare, già vi ho fatto il monologo, ma questa box merita. Beh, ragazzi, che dirvi, uh, grazie per aver visto il video, spero vi sia piaciuto e merita. Complimenti, ragazzi di Ares Mod. Ciao, ragazzi.